Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luz. Oggi 11 novembre, ore mezzogiorno e 02. La città ve la darò alla fine. Il tema di oggi l'avete già capito dal titolo che avete cliccato, e infatti è questa cosa. Questa cosa è l'angolo dei desideri per milioni di italiani e milioni di persone anche fuori del nostro territorio. Questa cosa è l'oggetto dei desideri di queste persone. Io adesso ve la aprirò, ve la faccio vedere meglio. Soprattutto è dedicata a farla vedere meglio a quelle persone che la usano tutti i giorni per strane cose, insomma. Quelle che riferite al titolo, veramente delle sostanze strane, logicamente, e si attrezzano a utilizzare questo arnese. Io mi domando e dico, ma questa non è che è una mela che raccoglie da un albero, questo è un prodotto dell'uomo, logicamente, per uso naturalmente per le malattie, ma che deve essere un uso per segretare i propri piaceri della vita. A me mi sembra già lo stesso oggetto che non implica godimento, ok? Lo posso vedere meglio in un preservativo, che mi dispiace non l'ho portato, lì magari c'è più godimento nell'utilizzo di quell'oggetto che ha creato l'uomo. Almeno magari a me sarà, io che magari sono un fan del libro Fare Amore, insomma, o volevo chiamatelo sesso, io lo chiamo amore perché mi piace chiamarlo amore, lo faccio con passione, ma questo non so il gusto che può dare, anche perché le controindicazioni che dà l'uso di queste sono malattie del sangue, come l'epatite, l'HIV, dà problemi di dipendenza, che non sei più te stesso, porta quindi all'autodistruzione della persona e porta a non fare le riflessioni su se stessi, su come si è fatti, e quindi non porsi in maniera giusta con se stessi nel dirsi ok, dove magari io ho dei problemi, dove magari devo riflettere su come sono fatto, come su cosa non mi piaccio, su cosa non vedo che posso essere qualcosa di importante per le persone a me care, e fare un'analisi di quel conto. Allora, che cosa fa? Trova la cosa più semplice, ma io oserei dire difficile, perché ti ho detto, la mela la puoi trovare sotto casa dall'albero, questa devi andare anche in farmacia, cioè, quindi ci devi prendere la macchina, partire, andare in farmacia, poi dopo non so quanto sbattimento c'è per trovare quello da mettere qua dentro, quanto sbattimento c'è a livello di umanità, non so cosa ne ricavate voi. Logicamente sono pieni i cimiteri di persone che hanno usato queste in maniera giornaliera, sono pieni i cimiteri, gli ospedali, di persone che naturalmente hanno la vita distrutta. Quindi ragazzi, vi dico, spezzate questa cosa. Io non riesco a spezzarla con le mani, da quanto è dura, pensa un po' chi l'ha fatta, però ve la cestino qua dentro, ve la butto via, ok? C'è il tappo e quindi nessuno si può piccare, comunque è sterile, la butto via, e spero che voi domani mattina facciate lo stesso gesto e andate a riflettere su quello che magari vi manca, come autostima, come magari timidezza, come vostre frustrazioni, come senso di debolezza. Fare queste riflessioni con le vostre quattro mura di casa, con le persone che vi possono ascoltare. Andate da uno psicologo, ce ne sono tanti. Sono sia quelli di muto, quelli no. Fatelo ragazzi, siamo a Chiaravalle, una bellissima città. Arrivederci.